Lona nasce da un accordo tra la Regione Lombardia e la Federazione Speleologica Lombarda che riguarda uno studio generale delle aree carsiche, un censimento dello studio delle aree carsiche in tutto il territorio regionale e poi degli approfondimenti legati ad alcune aree particolari. Una di queste è l'area della testata del fiume Lona. Il progetto si è sviluppato grazie alla collaborazione tra Idrogeac, una società di idrogeologia, e le associazioni speleologiche del Varesotto che sono andate a effettuare gli studi specifici sulle grotte, mentre Idrogeac si è occupato principalmente dell'aspetto idrogeologico delle acque che alimentano il fiume. Il fiume Lona è conosciuto soprattutto come un fiume di pianura, un fiume inquinato con tante industrie lungo il suo corso d'acqua, con problemi di alluvioni eccetera, ma anche una parte montana, la zona di alimentazione, che è una parte interessante dal punto di vista naturalistico e anche speleologico. Questo perché la testata è caratterizzata dalla presenza di montagne calcaree che danno un carsismo superficiale e profondo piuttosto esteso e poi anche un ambiente superficiale molto particolare. E dal punto di vista geografico si potrebbe avvicinare il bacino dell'Olona alla forma di una radice al contrario oppure di un fiore, cioè un tratto rettilineo appunto verso la pianura, e poi l'altezza di folla di Malnate. Il corso d'acqua si divide in quattro diversi affluenti: la valle Olona occidentale, la valle Olona orientale, anche detta Val Ganna, la valle della Bevera, la valle di Rio Lanza. Questi quattro affluenti suddividono il bacino calcareo in diversi gruppi montuosi, ognuno con le sue particolarità. Innanzitutto, partendo da ovest, il massiccio del Sacromonte di Varese e un pezzo del Monte Campo dei Fiori, con il torrente Vellone che appunto confluisce all'interno dell'Olona. Qui il carsismo è molto sviluppato, il carsismo profondo, ma c'è una particolarità, ovvero che le acque superficiali vanno verso Vellone e da lì verso il fiume Olona, mentre quelle sotterranee, quelle che scorrono nelle grotte,
vanno verso le sorgenti illuminate e verso il bacino del lago di Varese, quindi abbiamo una forma del bacino idrografico superficiale profondo differenti. Oltre la Valle Olona, ramo occidentale che è alle mie spalle, c'è il massiccio del Monte Chiusarella, una dorsale che parte dal Monte Martica che è in Porfido e passa al Chiusarella andando verso Varese, verso Induno Olona. È un massiccio principalmente dolomitico, con poco carsismo profondo, anche se c'è qualche grotta interessante come la Grotta dell'Alabastro. E invece è molto interessante il carsismo superficiale, perché ci sono delle forme molto particolari, per esempio i pinnacoli carsici, che derivano da un'evoluzione morfologica antica in un clima tropicale. E sono una delle rare presenze in Lombardia, soprattutto a queste quote. Oltre il Monte Chiusarella c'è il ramo occidentale orientale del fiume Olona, detto anche Valganna, ed oltre a questo la terza dorsale calcarea, che è quella che parte dal Minisfreddo e arriva fino al Monte Monarco. Anche in questo caso ci sono dei fenomeni carsici profondi interessanti, e anche in questo caso ci sono delle complicazioni idrogeologiche, perché mentre il bacino dove ci sono le grotte rientra idrograficamente nell'Olona, la sorgente detta la Rabbiosa è all'interno del bacino del lago di Lugano e quindi del Ticino. Infine, oltre alla Val Ceresio, Valle della Bevera, l'ultimo massiccio calcareo dolomitico, il Monte Orsa, Pravello e San Giorgio in territorio elvetico, dove ci sono numerose grotte profonde, massimo un centinaio di metri, e un'importante sorgente alla base, sorgente del Selurago, captata da acquedotti pubblici, la fonte principale di approvvigionamento del comune di Viggiù. I massicci carsici della testata della Valle Olona non hanno un'importanza solo naturalistica o speleologica, hanno anche un'importanza pratica considerevole, perché sono le aree di alimentazione di numerosi sorgenti, piccole e grandi, la più parte delle quali è captata da acquedotti, in qualche caso da acquedotti industriali, come per esempio quello della birreria Poretti, che produce vari marchi di birre in Dunolona. Ma soprattutto sono opere di presa di acquedotti civili, circa un quarto delle acque di Varese, ma anche di numerosi altri comuni limitrofi, sono prodotte dalle sorgenti carsiche. Alle mie spalle la sorgente di Fontane Calde, che è una sorgente particolare alla base del Monte Chiusarella, riceve le acque delle grotte del Chiusarella ma anche del Monarco, una portata di 20, 30, 40 litri al secondo, variabili in funzione delle precipitazioni, e anche la peculiarità di avere delle acque più calde di quelle che dovrebbero essere, più calde di tutte le altre sorgenti della zona. Questo perché il circuito carsico di alimentazione scende molto in profondità, lungo una faglia, e si riscalda grazie al calore della terra. Abbiamo quindi un piccolo circuito geotermico, non elevatissimo, perché le temperature arrivano a un massimo di 16-17 gradi, quando a questa quota le sorgenti hanno 12-13 gradi. Però insomma, significativo e anche unico per la provincia di Varese.
all'ingresso dell'antro della Calce, una delle ultime scoperte nel Monte del Campo dei Fiori, ai limiti dell'area di alimentazione del fiume Olona. Siamo proprio prossimi in realtà all'alveo del torrente Vellone, che è uno dei suoi principali affluenti. Questa grotta è veramente molto particolare sotto vari punti di vista. Durante le piene infatti funziona come una sorgente, cioè l'acqua esce copiosa e raggiunge il corso d'acqua del Vellone qui a fianco con portate fino a quasi un metro cubo al secondo, 1000 litri al secondo, quindi una portata importante. Man mano che la piena si smorza, la portata diminuisce, si azzera e poi il corso d'acqua, la tavola d'acqua progressivamente si abbassa all'interno della montagna. Nel corso delle settimane scende. E potete immaginarvi gli speleologi quando l'hanno esplorato seguendolo questi abbassamenti e cercando di capire dove potesse portare questo abbassamento. Ebbene, la grotta che poi è stata esplorata è lunga più di 1 chilometro, il punto più profondo è più di 100 metri sotto la superficie dell'ingresso, sotto la quota dell'ingresso. E sul fondo altro non c'è che una grossa galleria in diametro fino a 10 metri percorsa da un torrente che arriva dal Sacromonte, quindi a sinistra della Valle del Vellone, passa sotto la Valle del Vellone e scende fino a un lago sotterraneo verso il Campo dei Fiori, praticamente il collettore dell'intero Sacromonte di Varese, dove finiscono tutte le grotte che stanno su quel versante. Durante le piene tutto si riempie e non si vede più il fiume, si vede solo un grosso lago. Eccoci che siamo alle sorgenti del fiume Olona, le sorgenti ufficiali, perché in realtà di sorgenti ce ne sono molte, però queste sono proprio quelle giuste. Si trattava di un'area umida con varie polle sorgive che creavano un terreno un po' palustre, e all'inizio del secolo XX, nel 1918 se non erro, sono state bonificate, creando una serie di cunicoli che portano a questa polla centrale da cui parte il fiume Olona. Parte, ahimè, già intubato, perché subito sotto la sorgente, per poter lasciare il prato sopra, il corso d'acqua se ne va dentro una galleria per 100-200 metri, prima di vedere la luce definitivamente subito a valle dell'abitato di Rasa, all'interno del parco del Campo dei Fiori. Al progetto Olona hanno partecipato i gruppi speleologici della provincia di Varese appartenenti alla Federazione Speleologica Lombarda, Varese, Saronno, Gallarate, Carnago e Valceresio, oltre ai gruppi speleologici CAI Laveno e il gruppo speleologico Prealpino. Per ogni grotta sono state compilate delle schede indicanti le modalità e l'itinerario d'accesso, le dimensioni dell'ingresso, le pericolosità e le eventuali problematiche ambientali. Inoltre sono stati rilevati le temperature e l'umidità interna ed esterna e è stato effettuato il posizionamento GPS. Temperatura aria interna 1.7, umidità aria interna 95.2%, presenza correnti d'aria appena percepibile entrante, attività idrica silicidio. Thank you.
se rinasco alla parte commercialista. Nell'ambito della raccolta dati riguardante gli ingressi sono state scelte una decina di grotte tra le principali in cui abbiamo eseguito il rilevamento di temperatura e umidità all'interno della cavità per tutta la sua lunghezza. Sono stati scelti i punti principali di queste cavità in cui l'aria poteva dividersi o comunque la circolazione poteva cambiare. Per poter eseguire uno studio più particolare sull'andamento della cavità. In alcune di queste, dove la condizione idrica lo permetteva, abbiamo anche eseguito dei campionamenti delle acque o da dei torrenti o dalle pozze o da pozze d'acqua. Su questi campionamenti sono stati poi eseguite delle analisi chimiche per poter poi eseguire una correlazione appunto chimica tra le acque presenti all'interno delle cavità con quelle presenti nelle sorgenti carsiche situate all'interno del bacino dell'Olona. Grotta dell'Alabastro, questo è l'ingresso, siamo scesi da questo scivolo, ci troviamo in questa sala qua. Adesso eseguiamo il campionamento delle acque in quella pozza di sotto che più o meno è qui. Facciamo il rilievo della temperatura al quarto, lo facciamo più o meno qua, quindi di fianco alla pozza. Dopo saliamo da quella condotta lì e facciamo altre due misure della temperatura e dell'umidità. Ne la metto in fondo, fino al fondo della grotta. Temperatura dell'aria? 6,5 gradi centigradi. Umidità? 93,9%. Corrente d'aria? Appena percettibile dall'ingresso verso di noi. Entrante? Entrante. Ok. Conducibilità dell'acqua? 421 microsiemens. Temperatura dell'acqua? 8,1. Ora del campionamento? Più o meno? 12,30. Okay.